In Campania nascerà presto un osservatorio regionale sull'artigianato. Il presidente della regione, Vincenzo De Luca, ha infatti detto sì alla proposta lanciata ieri nel corso dell'assemblea elettiva della CNA di Salerno dal presidente Lucio Ronca, riconfermato alla guida dell'associazione che rappresenta l'artigianato. Facciamo subito l'osservatorio, ha detto De Luca, che ha confermato anche il suo impegno sulla priorità di sburocratizzare. Occorre aprire un'impresa entro 90 giorni. Ha affermato il presidente che con gli artigiani ha ragionato anche sulla necessità di valorizzare la risorsa mare e fare meglio la formazione. In Campania c'è la necessità di creare ulteriori 10.000 posti barca, ha dichiarato De Luca, che ha trovato dalla sua parte anche il comandante della Capitaneria di Porto. Presenti all'assemblea anche Andrea Prete, il presidente della Camera di Commercio, che ha ricordato gli interventi dell'ente camerale a favore delle aziende artigiane. A concludere i lavori invece il presidente nazionale di CNA, Daniele Vaccarino. Noi dobbiamo essere in cercare di infondere fiducia, ottimismo, perché solo attraverso la tenuta e la ripresa del sistema dell'artigianato, delle piccole imprese, delle nostre imprenditrici, dei nostri imprenditori, veramente ci si può agganciare a quella che deve essere la ripresa economica che ci sarà nel post pandemia. C'è un obiettivo molto semplice: fare in modo che chi vuole realizzare un'impresa in Italia la possa realizzare in un mese anziché in 10 anni. E dunque stiamo lavorando a digitalizzare tutta la pubblica amministrazione di competenza regionale, ma ad eliminare anche centinaia di pratiche, di obblighi, di incombenze assolutamente inutili. Questo sarà uno degli obiettivi principali dell'attuale legislatura regionale. E noi abbiamo stabilito, come dire, un filo diretto con l'associazione, con la CNA in particolare, per avere da loro le segnalazioni anche, in modo da fare segnalazione ai comuni oppure intervenire attraverso alcune volte la Guardia di Finanza, proprio per sviluppare sempre questo rapporto di fiducia fra pubblico e privato e per combattere una piaga che viene, deve essere contrastata, in modo che le persone per bene possano continuare a fare bene il loro lavoro e non avere un danno da comportamenti non corretti.